Dal ristorante del golf all'interno dell'Adriatico Golf Club di Brecciarola di Chieti, il saluto di Paolo Minucci, ben trovati con il nostro appuntamento a tavola che oggi ritrova con simpatia e interesse il primo cittadino, il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, con cui vorrei subito brindare con dell'ottimo Zaccagnini a questo nostro incontro. Cin, grazie. È un piacere. Può bere davanti anche ai primi affettati, ai primi preparati della cucina di questa struttura, ormai fiore all'occhiello della regione Abruzzo, non solo della città di Chieti, oltre 60 ettari di terra, una struttura con 18 buche, sede metafissa per gli appassionati di questa disciplina sportiva, con tante iniziative di successo, dall'Oceans Cup all'Abu Dhabi Golf Challenge, insomma davvero grandi appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati del settore e non solo. Poi venire all'aria aperta a godersi una giornata di sole come questa in un posto incantevole dove contemporaneamente si possono ammirare il mare, la Maiella e il Gran Sasso, insomma un posto più unico che raro. Complimenti ai gestori di questa struttura. Tra poco, sindaco, io le servirò questi affettati, però le ricordo che arriveranno anche i primi e secondi piatti, qui si mangia davvero molto bene. Io ricordo che non mangio a pranzo, quindi va benissimo. Farà un'eccezione per una volta. Perché io qui vengo invece a mangiare spesso, perché ha ragione lei, il posto è particolarmente bello, ma è anche molto accogliente. E devo anche ricordarle che questo è un impianto comunale. Ah! Perché la società che lo gestisce sulla scorta di un progetto comunale vecchissimo che ha visto la luce grazie alla tenacia e alla determinazione di Goffredo D'Aurelio, e che ha preso in mano una società che non andava più tantissimo bene, quella della Teatro Golf Club, e l'ha rilanciata completando il percorso 18 buche, e quindi oggi dando all'Abruzzo, non solo alla città di Chieti ma all'Abruzzo, un impianto di straordinaria bellezza. Benissimo. Sono tante le argomentazioni di cui trattare, perché è iniziata praticamente la campagna elettorale, perché in primavera si tornerà al voto e purtroppo non ci potrà essere da protagonista numero uno, vuol dire da candidato sindaco, Umberto Di Primio, perché ha già portato a termine due legislature come prevede la normativa. Le dispiace? No, devo dire la verità, non mi dispiace non essere protagonista questa volta in linea principale diretta, cioè come candidato. Mi dispiace ovviamente lasciare un lavoro che è quello avviato 10 anni fa insieme a molti dei miei collaboratori ancora di oggi, che però lascia anche dei frutti molto molto importanti per la città. Abbiamo lavorato sulla programmazione, abbiamo lavorato soprattutto sulla creazione di opportunità per il futuro. Ci siamo esposti, come è normale che sia, essendo in prima linea, anche alle critiche che possono venire fuori sulla buca non riparata, sul lampione non acceso, ma devo dire con grande soddisfazione e anche con l'orgoglio di chi sa di aver fatto anche più di quello che si poteva, di lasciare una città dove c'è un'amministrazione riconosciuta a livello nazionale, perché anche i miei incarichi nazionali come vicepresidente dell'ANCI hanno portato non la figura di Umberto Di Primio in giro per l'Italia, ma la città di Chieti e il sindaco di Chieti in giro per l'Italia, ma quelle relazioni mi hanno anche consentito di poter portare in città in questi anni milioni di euro di lavori, e 40 ne partiranno soltanto tra quest'anno e il 2022. Non li inaugurerò io, ma ho l'orgoglio di poter dire che quei soldi, quei finanziamenti, quei progetti sono stati prima idea, poi progetto e quindi finanziamenti raggiunti dalla mia amministrazione. Lei parla con orgoglio, con viva soddisfazione dell'operato svolto, però ormai lo saprà perché lo hanno riportato i giornali, ne hanno parlato anche le televisioni private, sono già stati presentati dei candidati sindaci. E durante queste presentazioni si è parlato di una città, vale a dire Chieti, nel degrado più assoluto, cioè una città che ha perso tempo, una città che vuole ripartire a tutti i costi. Che effetto le ha fatto sentire queste dichiarazioni? No, mi fa sorridere, perché chi ne parla evidentemente non sa di cosa parla. Mi piacerebbe che chi parla di città qualche volta si fosse confrontato con il mondo del lavoro, per esempio, no? È bello sentir parlare uno che ha lavorato dal più umile dei lavori al più importante dei lavori, perché porta anche il contributo di quello che lui ha messo nella società. Oggi sono, devo dire, molto contento che ci siano tanti aspiranti sindaco, poi alla fine sarà il sindaco,
e quello dovrà accorciarsi le maniche, dovrà non fare propaganda ma parlare di cose da realizzare, dovrà assumersi la responsabilità, come ho fatto io in questi 10 anni, di decidere. Dovrà farlo con una struttura che è quella che è data, non ci si può inventare nulla, ma quando sento parlare di degrado penso tanto a quegli italiani che parlano male dell'Italia e poi la mostrano come una cosa terribile all'estero, cioè coloro che parlano male di se stessi. La città non è in degrado, basta girare per la città. Se poi andiamo a prendere il cassonetto sporco, ci sarà sicuramente, per l'amor di Dio, ma questa è una città che ha un appalto per i rifiuti, per esempio, che è all'avanguardia. Ci sarà la luce spenta, sì, è vero, però è vero anche che abbiamo un progetto che partirà con questo bilancio che prevede il rifacimento di 18.000 punti luce, cioè tanti quanti ne abbiamo in città, con l'innovazione delle luci a LED. C'è una città sporca? Non è vero, chi viene da fuori dice che è pulita. Parlo invece dei miei concittadini sporcaccioni che lasciano la città sporca quando portano in giro i cani. Una città morta? Ma non direi, visto che la zona che noi abbiamo istituito di no tax area è una zona che consente di far aprire tantissimi locali, compreso quello di uno dei candidati sindaco nella zona di Santa Maria Porta Pescara. C'è una città che soffre, sfido chiunque oggi a dirmi qual è la città in Italia che non soffre. Chi oggi parla di Chieti, una città morta, intanto è morto dentro lui, lo dico subito. Non parteciperò direttamente alla campagna elettorale, non lascerò spazio a nessuno, farò campagna elettorale più che se fossi io il candidato, perché dovrò difendere il lavoro che abbiamo fatto e devo avere in mente o in mente l'idea di portare avanti un progetto che in questa città non può morire perché ci sono candidati sindaco non proprio all'altezza. Gli indici accusatori sono puntati sugli effetti del dissesto idrogeologico che a quanto pare non sembra sia stato gestito nel migliore dei modi. Indice accusatore puntato sulla fame di lavoro che c'è in città, sulla crisi del commercio perché tante attività chiudono, soprattutto in un centro storico che ha cambiato pelle da qualche anno a questa parte. Lei che cosa ci può dire? Come si difende? Intanto io inizio a dire che non mi devo difendere da nessuno, men che meno da gente che non ha ancora da prova di quello che può fare. Dico invece che chi parla di un centro storico che è morto dà dimostrazione di non essere mai andato nemmeno a Manoppello Scalo, non in una grande metropoli europea piuttosto che in una città media europea. Il mondo è cambiato, tutti i centri storici delle città, soprattutto delle città delle dimensioni di Chieti, cioè città medie, cambiano la propria pelle anche commerciale, per usare le sue parole, perché oggi i centri storici non sono più il luogo del piccolo commercio, del commercio a dettaglio, del commercio di prossimità, ma sono diventati quasi tutti luoghi dove si svolgono le attività che partono alla sera, finiti gli uffici, si parte alla sera, soprattutto con il food e con l'intrattenimento. Quindi tutto è cambiato. Basta fare 2 passi però nella vicina Pescara, per vedere che il numero degli esercizi chiusi a Pescara è maggiore del numero degli esercizi chiusi a Chieti, parlo delle percentuali. Basta fare un giro in Italia per vedere che le città soffrono tutte di questa crisi che attanaglia il paese e non solo il paese, ma attanaglia ormai il mondo. Abbiamo passato negli ultimi 10 anni dall'esplosione della bolla che c'è stata, bolla economica e fiscale, cioè abbiamo oggi tutti subito e continuiamo a subire la crisi. Il paese è ancora oggi, gli indici europei lo dicono, in una condizione che è diversa da quella di altre comunità europee, che invece, parlo di nazioni europee, che invece riescono a migliorare il proprio livello di crescita del PIL. Il lavoro non lo dà il comune. Chi parla di lavoro e si candida a sindaco è un bugiardo in partenza, perché il lavoro non lo dà il comune, non lo dà il sindaco. Chi fa le politiche, le strategie per il lavoro si chiama governo nazionale e a cascata si chiama regione Abruzzo in questo caso. Quindi chi parla di lavoro dicendo se vinco le elezioni vi darò il lavoro, non lo votate perché è uno non sa di cosa parla, due vi sta dicendo una bugia. Cosa può fare il comune? Il comune può agevolare, semmai, con una tassazione di favore e noi questo lo abbiamo fatto. Abbiamo nelle nostre scelte compiute sul, per esempio, la Tari, cioè sulla tassa sui rifiuti, abbiamo cercato di fare in modo che le aziende che producevano e producono rifiuti che non sono tossici, che non sono speciali o che comunque li smaltiscono in proprio avessero un'agevolazione fiscale, altri invece no. Ripeto, l'esempio di chi apre oggi un'attività commerciale nella nostra città ha un'agevolazione sulla Tari, non paga la tassa, nemmeno ne ha una riduzione per il primo anno, poi per il secondo e quindi per il terzo. Queste sono le attività che può fare un'amministrazione. Il resto sono chiacchiere da campagna elettorale.
e chi le fa rimane un chiacchierone da campagna elettorale. Nei suoi idrogeologico. Mangi pure io. Come no? Come? Idrogeologico. Chi dice che il problema del dissesto idrogeologico non è stato trattato è un altro asinone grande come la collina di Chieti. Perché? Perché per esempio sul dissesto idrogeologico noi abbiamo ottenuto finanziamenti per la sistemazione della frana di Santa Maria Calvona, abbiamo ottenuto finanziamenti per la frana di Modesto della Porta, abbiamo ottenuto finanziamenti per ma c'è stata una voragine in via Asinio Aereo, cioè vicino al Genio Civile, stanno arrivando i finanziamenti, due i lavori in via in Santa Maria Calvona già sono partiti, in Modesto della Porta sono stati già affidati e in via Asinio Aereo, dove c'è quella voragine, la Regione questa settimana ha avuto da noi la sollecitazione affinché ci venissero trasferiti i soldi della Protezione Civile per la sistemazione di quella parte di città. Quindi quando uno dice deve sapere di cosa parla, certo. Io con i fatti sono in grado di mostrare, ecco perché ho detto che non sarò candidato ma farò campagna elettorale, perché ad ogni bugia o ad ogni grande idea dei candidati, anche se sono di centrodestra, saprò rispondere quello che abbiamo fatto e quello che si può fare. Poi io le elezioni le voglio far vincere al centrodestra e quindi faccio la campagna elettorale per il centrodestra, le faccio con Fratelli d'Italia che è il mio partito e le faccio anche con forza. Se altri avranno uguali armi da utilizzare, combatteremo una bellissima battaglia insieme. Intanto assaggi pure questi affettati prodotti assaggio a chilometro zero. Per dovere di, certo, di immagine. Certo, prima si parlava di una città che ha cambiato pelle. Sì. Lei a proposito l'ha detto poc'anzi, anche lei ha cambiato pelle perché è l'uomo nuovo di Fratelli d'Italia dopo anni e anni di militanza con Forza Italia. Anni, non è vero. Fratelli d'Italia è stato un passaggio brevissimo, rapidissimo, non potrei dire con leggerezza indolore, ma è stato un passaggio brevissimo. Io in Fratelli d'Italia non sento di avere una nuova pelle, perché la mia pelle è quella di un ex missino passato per Alleanza Nazionale, che poi ha cambiato tutto, nel senso che Alleanza Nazionale mi è diventata PDL, il PDL mi si è sfasciato e mi si sono create nuove situazioni. Infine avevo aderito non più di 2 anni fa a Forza Italia. Quando il suo incontro con Berlusconi? In quell'occasione proprio. E poi è stato anche il motivo per lasciarla presto, quando ho visto che la classe dirigente di Forza Italia aveva un peso specifico diverso da quello che io immaginavo. Ma perché sostanzialmente ha cambiato squadra? Cosa si aspetta da Fratelli d'Italia? Io non sono candidato, non ho chiesto incarichi, no, né avrò incarichi. Voglio continuare a fare politica, pur facendo l'avvocato. Io dal fine di maggio in poi tornerò a pieno regime ad essere l'avvocato di Primio e basta. Non ho mai abbandonato la mia professione perché ritengo che la professione mi renda libero e quindi così ho fatto in questi 10 anni, non ho mai lasciato lo studio. Adesso tornerò a farlo con più tempo a disposizione, ma la passione per la politica resta e il partito nel centrodestra che meglio rappresenta i miei valori e dove ho trovato i valori condivisi con me è Fratelli d'Italia. Lo è per una questione di storia, lo è per una questione di vicinanza alle persone che sono a capo di questo partito in Abruzzo. Con Edi Sigismondi c'è una risalente amicizia, direi ormai una fratellanza piena, pura, amici di famiglia, quindi non vado in un posto dove non so cosa trovo, così come con il resto della classe dirigente di Fratelli d'Italia. Da quando sono entrato ho ricevuto più inviti a partecipare a manifestazioni di Fratelli d'Italia di quanti non ne abbia ricevuti, certo, in passato, dagli altri componenti. C'è il discorso Marco Marsilio, che è un presidente che sta facendo bene il proprio lavoro, con grande equilibrio, e che io ritengo vada sostenuto anche da chi come me oggi è sindaco, ma domani potrà essere una testimonianza politica a sostegno di chi sta lavorando per il bene dell'Abruzzo. Non per fare l'avvocato del diavolo, lei d'altra parte è un professionista del settore, un avvocato. Del diavolo. Però ecco, nei suoi 2 mandati si è parlato a più riprese di dissesto finanziario per il comune di Chieti. E allora le male lingue dicono: ma come fa un comune come Chieti a parlare di dissesto finanziario quando fa ben poco? È semplice, chi ne parla dimostra ancora una volta di essere un grasso asino, no? Perché non sa di cosa parla.
Il dissesto finanziario del comune non è che viene determinato dalle opere o dalle spese pazze, in quel caso ci sarebbe una grave responsabilità da parte del sindaco. Noi ci troviamo in una condizione pesantissima, ha fatto bene a ricordare lei che sono 10 anni, perché io non è che l'ho creato, l'ho trovato. Ho dovuto fare un riaccertamento straordinario dei residui, cioè di quelle somme che appartengono al passato, sia in entrata che in uscita, nel 2015 per 30 milioni di euro, un debito di 30 milioni di euro. Ma non l'avevo generato io, non l'aveva generato forse nemmeno il mio predecessore, una cosa che nel tempo si era consolidata. Motivo ne è una gestione non sempre, non oculata, ma capace della macchina amministrativa. Cioè ci si è abituati nel tempo a fare sempre le stesse cose, senza tener conto di tutto quello che cambiava, dal bilancio che modificava i numeri, alle leggi che cambiavano il bilancio. Ecco, noi abbiamo in questi 10 anni avuto una grande capacità, quella di non sperperare i soldi, quella di pesare il meno possibile sui cittadini. Nell'ultimo quinquennio, grazie anche alla grande professionalità dell'assessore alle finanze, io ho avuto anche la opportunità di mettere il bilancio in pulito. Questo non vuol dire che il bilancio è sano, nel senso che noi abbiamo comunque dei problemi di bilancio, ma sa quali sono la maggiore causa dei problemi di bilancio? Chi non paga le tasse? Non entrate. Quando la gente mi ferma e dice: no, perché io pago le tasse? Bravissimo, sei uno dei pochi. E mi dispiace che tu debba pagare anche per gli altri. Ma allora mancano i controlli. I controlli li stiamo facendo, li abbiamo fatti molto, anche molto, in modo molto approfondito, e ne deriveranno anche conseguenze di altro genere, perché io non mi sono fermato a scrivere lettere. Ad oggi com'è la situazione economica del comune di Chieti, del comune che tra pochi giorni lascerà? Io lo lascerò tra l'altro riconsegnando in chiaro tutto quello che è stato fatto. La situazione è ancora difficile. Grazie a me, lo dico con tantissima presunzione, ma sapendo quel di cui parlo, grazie a me oggi il comune non è in dissesto. Io quello che temo è che chiunque dovesse arrivare domattina, per non avere problemi, per non dovessi caricare anche l'onere di stare tutti i giorni sul giornale come se io avessi procurato il buco, cosa che non ho fatto evidente, lo dimostrano anche le carte, ma potrebbe anche dire: bene, dichiariamo un predissesto. Allora oggi, se si dovesse dichiarare il predissesto, a parte che deve essere approvato, ma anche quelli che parlano di questo sono purtroppo ignoranti in materia, dichiarare il predissesto vuol dire avere 15 milioni di euro dallo Stato da restituire. I 15 milioni di euro non risolverebbero certamente il problema, ma per far questo bisogna sottostare ad un programma di sistemazione di tutti i conti, ad una impossibilità di assumere, impossibilità di contrarre mutui, cioè vorrebbe dire bloccare la città senza risolvere il problema. Quello che io ho tentato di fare in questi anni è non bloccare la città, continuare ad avere la possibilità di prendere finanziamenti europei. 40 milioni di euro di finanziamenti europei non sono oggi pochi. Sono a disposizione della città, e 80 lo sono in complesso, quindi vuol dire, stiamo parlando di 160 miliardi di vecchie lire che su Chieti in parte si vedono, in parte si vedranno. Io su questo ho puntato. Poi è chiaro, senta, siamo in campagna elettorale, tutti quanti si possono sentire alti, biondi e con gli occhi azzurri. Io gli occhi azzurri ce li ho, altino ci sono, e i capelli, se ci crede, ce l'avevo anche più. Nei suoi 2 mandati è stato costretto a più riprese a rivedere la sua squadra di governo, la sua giunta. Perché? No, a più riprese sono stato costretto a combattere con i diversi umori del Consiglio Comunale e dei capi di coloro che seguono in Consiglio Comunale. La giunta è rimasta quella. Non sono uno di quelli che ha preso gli assessori e li ha buttati soltanto perché qualche consigliere o qualche segretario di partito chiedeva di buttarli. Però è stato sul punto di tornare a casa. Assolutamente sì. Consiglieri grazie, che minacciavano grazie, la sfiducia. No, la sfiducia non hanno mai avuto la capacità di presentarla. Il coraggio forse. L'interesse. Invece per quanto riguarda il bilico, beh sì, il bilico è sempre stato quello, cioè siamo sempre stati sull'orlo di quel, ma nemmeno un burrone, era un fossetto, perché tanto io saltavo e tornavo nello studio, qualcuno saltava e finiva nel burrone, quindi la verità è anche questa. Siamo stati però in pericolo, sì. L'anno scorso con una guerra interna alla maggioranza noi abbiamo rischiato di perdere finanziamenti e abbiamo rischiato di perdere grandi opportunità. Quindi io credo che quello che è successo l'anno scorso al Comune di Chieti, per interessi assolutamente non condivisibili, provocato da un gruppo consigliare fondamentalmente, è stato un grave danno per la città, perché abbiamo rallentato le cose, abbiamo rischiato di perdere finanziamenti, abbiamo perso tanto tempo, abbiamo impegnato risorse che avremmo potuto utilizzare per altro, per
beghe interne senza alcuna ragione. In questi 10 anni si è vista la mano di Umberto Di Primio? Ha lasciato, è riuscito a lasciare il segno? C'è un'opera che può identificare meglio di ogni altra l'opera di Umberto Di Primio, sindaco? Io credo che le opere che identificano il mio passaggio in comune, il passaggio della mia amministrazione, non soltanto mio, in comune, sono quelle che si vedranno e le posso anche facilmente elencare. Diciamole, anzi, diciamole pure. Le dico, le riaffermerò e le pretenderò, non come riconoscenza e nemmeno come targhetta messa sopra, ma perché si sappia chi le ha fatte e chi le ha programmate. Oggi nei comuni per poter fare bisogna saper programmare, fare progetti, sapere dove prendere i soldi e ottenere i soldi. Noi questo l'abbiamo fatto. Allora le dico subito che per esempio la città che io lascio è una città sicuramente più verde. Abbiamo con il contributo della Comunità Europea e con il contributo della società La Panoramica, che ha messo finanziamenti propri, abbiamo rinnovato il parco rotabile del comune con mezzi oggi che sono o Euro 6 o elettrici. Abbiamo, e già ci sono, già si vedono, già vanno in giro per la città. Abbiamo il prolungamento della filovia, altra opera evidentemente di carattere ecologico, perché togliamo gli autobus a gasolio per prolungare la filovia. Uniamo il quartiere di Tricalle, importantissimo, popolatissimo, a Sant'Anna e a tutto il resto con il prolungamento della filovia, 4 milioni di euro che arrivano dalla Comunità Europea nel Masterplan. C'è un'opera che è prossima, leggo qualche, lei parla dei candidati di sindaco, c'è un candidato sindaco che ha detto faremo il parcheggio e libereremo la piazza, mi viene da fargli l'applauso. Il parcheggio di cui parla, quello di Via Gran Sasso, è scaduta la gara il 31 di gennaio e stiamo per fare adesso l'aggiudicazione, ci sono 3 ditte che hanno partecipato, aggiungo, perché evidentemente quel candidato sindaco nemmeno troppo legge i giornali, che oltre al parcheggio di Via Gran Sasso che sarà raddoppiato, quindi aumentando del doppio la disponibilità di parcheggio all'interno del centro storico, collegato con il tunnel, un'opera che non mi piace, che non ho fatto io ma che inaugureremo, ma soprattutto rifaremo totalmente la scala mobile, cioè la scala mobile verrà smantellata e verrà ricostruita. Tutto questo probabilmente prima che io vada via verrà affidato, non realizzato. Certo. Però sono 4 milioni e 700 mila euro di opere già finanziate e già partite. Ripeto, 3 ditte hanno partecipato alla gara, vi verrà fatta l'aggiudicazione, quindi nuovo parcheggio di Via Gran Sasso, nuova scala mobile pronte. Mi dicono di liberare Piazza San Giustino, l'hanno detto tutti, non l'ha fatto nessuno. Noi lo facciamo perché già è stata fatta la gara, siamo in fase di aggiudicazione, oltre 1.500.000 euro di interventi, la piazza verrà liberata dalle auto, ma soprattutto verrà totalmente ristrutturata. Verrà realizzata un'area verde vicino al tribunale, verrà realizzato un gioco d'acque sulla facciata di San Giustino, della cattedrale, in modo da esaltarla, verrà rifatta una piazza in modo che Piazza San Giustino diventi per davvero una piazza e non soltanto un'idea di piazza. Ancora opere che aggiungo a queste, sono i nuovi arroccamenti in città, cioè dei camminamenti, una sistemazione di vie già esistenti che sarà fatta per arrivare dal parcheggio di Via Papa Giovanni su nel centro storico per arrivare a Piazza Umberto I, ma ancora di più e forse meglio per arrivare da Via Ciampoli, cioè la zona che viene dal terminal di Via Gran Sasso, c'è un immobile di nostra proprietà sulla cinta muraria della città, quell'immobile noi lo sfonderemo letteralmente per creare un passaggio che fa trovare la gente direttamente sotto la Torre dei Toppi, cioè in via Toppi. Quindi queste sono le opere che io sto lasciando e non sono soltanto queste, perché a questo deve aggiungerci il finanziamento per la realizzazione del parcheggio nella struttura della ex Berardi, la caserma ex Berardi, dove senza quel parcheggio non si sarebbe potuto dar vita al progetto di mantenere gli uffici. Qualcuno dimentica che grazie a quella nostra idea e grazie all'aiuto dell'allora sottosegretario Legnini noi abbiamo ottenuto un progetto pilota sulla città di Chieti, che è quello della rifunzionalizzazione delle caserme Bucciante, cioè Villa Comunale, e Berardi, cioè Via Ferri. Lì noi metteremo tutti gli uffici periferici dello Stato, i carabinieri e la Guardia di Finanza, e soprattutto metteremo il liceo scientifico, una sede nuova totalmente in sicurezza. Lì noi realizziamo un parcheggio che ci consente di poter fare quell'opera, senza quei parcheggi non si sarebbe potuto fare. Aggiungo, in quell'area, recuperando una scuola di fronte,
la Chiarini, che è una scuola, la Vicentini, che è una scuola dichiarata inagibile dopo il terremoto del 2009, noi faremo un parco tematico dove i cittadini chieti potranno vivere una nuova esperienza anche di socialità. Ancora, sempre parlando di opere che non inaugurerò, certo, ma che lei mi dice che qual è la mano, questa è stata la nostra mano sulla città. La stessa cosa dicasi per la Bucciante, che dice un progetto di funzionalizzazione, ci saranno ci saranno l'archivio storico, l'università, certo, insomma, queste sono le opere. Aggiungo, parlando di università, qualcuno dice, ho sentito anche qualche candidato del centrodestra purtroppo dire, dobbiamo avere un rapporto con l'università. Mai avuto l'Università di Chieti un rapporto così forte con l'amministrazione, e dico anche perché. L'Università di Chieti, il direttore Caputi, al quale va il mio ringraziamento, partecipa alla realizzazione della residenza universitaria, cioè della casa dello studente, in pieno centro storico, nel quartiere di Santa Maria, su un immobile di proprietà comunale che io ho concesso in comodato, cioè la caserma ex Pierantoni, dove faremo una casa dello studente in pieno centro storico, vuol dire portare per davvero gli studenti a vivere in centro storico. In quella casa dello studente noi avremo la possibilità di mettere dentro 300 ragazzi che studiano nella nostra università. L'università ha messo 1,5 milioni di euro per poter realizzare questa cosa, il comune ha messo 11 milioni di patrimonio per poter realizzare questa cosa, abbiamo avuto i finanziamenti dal governo per poterla realizzare, ma l'università è in continuo dialogo con noi, tant'è che con loro abbiamo per esempio fatto il progetto di trasporto nelle ore notturne, di collegamento dalla parte bassa alla parte alta, per dare maggiore possibilità di far conoscere la parte alta della città agli studenti, ma anche per far arrivare gli studenti la notte a frequentare i locali di Santa Maria. Come è giusto che sia. Come vedete, un fiume in piena il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. Però... pronto come il Nilo, a rendere fertile qualsiasi cosa, ma anche a spazzare tutto se mi fanno girare le scatole. Senz'altro, però non abbiamo parlato di Palazzo d'Achille. Qualcuno l'ha definita la grande incompiuta, perché, ma è vero che i lavori sono terminati a Palazzo d'Achille? Mancano 200.000 euro di lavori, più o meno. Purtroppo, sarebbe, lo diciamo anche a beneficio di coloro che non ci sono, che non sono di Chieti, la sede del comune, storica sede, nel 2009 con per il terremoto, certo. Finanziamenti ottenuti, purtroppo anche in quel caso, come è successo per il tunnel, la ditta che stava lavorando, pagato tutto, è comunque fallita, non per colpa nostra, ma per colpa evidentemente di altre situazioni che aveva in giro per l'Italia. Questo è stato un primo stop, abbiamo dovuto fare il nuovo affidamento, comunque ha avuto uno stop da parte della magistratura per dei problemi che non riguardano il comune e la politica. Adesso lo finiremo, ma temo di doverci andare a trovare il nuovo sindaco, almeno per farmi vedere come la stanza che abbiamo realizzato del sindaco. Senza peli sulla lingua, che opposizione ha trovato in Consiglio Comunale in questi 10 anni di governo, sindaco? Una opposizione molto più battagliera nei 5 anni precedenti, un'opposizione meno battagliera in questi 5 anni, ma l'opposizione più grande l'ho avuta dal centrodestra. E questo è davvero un peccato. Ma succede sempre così. Nessuno è profeta in patria, insomma. Ma succede sempre così, quindi non mi meraviglio, ma dico soltanto che la mia forza è raddoppiata, perché ho ottenuto testa all'opposizione di centrosinistra e anche a quella di centrodestra. Ma che campagna elettorale farà Umberto Di Primio e a fianco di chi? Farò una campagna elettorale a fianco del centrodestra, del candidato di centrodestra e in favore di Fratelli d'Italia. Di nessuno in particolare, come giusto che sia. Intanto già ce ne sono due di candidati nel momento in cui parliamo. Uno è sicuramente il centrodestra, che è il candidato della Lega. L'altro, che io ricordi, è stato indicato da D'Alfonso nel CDA del Maruccino, quindi forse più di centrosinistra che di centrodestra, o di centrosinistra che di centrodestra. Anche se si presenta con le liste civiche. Che io devo ancora vedere, sai, io non ho fatto le liste civiche. Per arrivare a 150 nomi veri ce ne vuole tanto. Ma soprattutto io sono di centrodestra sicuramente. Io prima di... però D'Alfonso non mi ha mai nominato da nessuna parte. Forse perché ero di centrodestra. Il suo giudizio invece sul candidato della Lega a cui faceva accenno? La Lega ha giustamente preteso di avere il candidato. Un personaggio davvero molto conosciuto. Giustamente di avere il candidato Fabrizio Di Stefano sulla città. È giusto che la Lega rivendichi questa candidatura. Ha candidato una persona di indubbio peso politico, che ha avuto anche esperienza nella nostra città come consigliere comunale, quindi già un po' entrato nella macchina del comune. Dobbiamo però anche con la Lega fare bene i conti, nel senso che la Lega ha uno straordinario risultato nazionale che deve, spero, confermare a livello locale, ma qui nessuno è
come dire, può andare avanti da solo. Quindi è bene che la Lega, con il suo straordinario risultato, tenga conto di quello che Fratelli d'Italia può portare come contributo, così come quello che potranno portare tutti gli altri partiti o liste civiche che decideranno di sostenere quella candidatura. Ce la facciamo in pochi secondi prima di chiudere a ricordare qual è stato il momento più bello che ha vissuto come sindaco in questi 10 anni di amministrazione e viceversa il momento più triste, più brutto? Il momento più bello è stato indubbiamente quello in cui ho rivinto le elezioni al ballottaggio da solo. In un momento in cui vincevano anche le sinistre dappertutto? In un momento in cui tutti mi davano dietro di 13 punti, io ho vinto le elezioni con 10 punti di vantaggio sul centro-sinistra. Il momento più brutto è stato quello in cui dovevo fare i conti, sto ancora facendo i conti, con una vicenda che mi ha colpito, mi ha sfiorato, una vicenda giudiziaria, non c'entro niente, ma che continua ad essere lì presente, quindi quello è il momento sicuramente più brutto, perché se uno ha qualcosa da nascondere fa bene a parlare poco, se uno ha qualcosa da temere fa bene a nascondersi, io non ho né da temere né da nascondere e quindi io devo e pretendo che si faccia presto, spero, luce su questa vicenda. Queste le parole di Umberto Di Primio, sindaco di Chieti, ospite graditissimo del nostro appuntamento a tavola qui all'interno del ristorante del golf, all'interno dell'Adriatico Golf Club di Brecciarola di Chieti, una struttura che vi aspetta a pranzo e cena con l'ottima cucina abruzzese, ma anche per trascorrere delle giornate in tutto relax all'insegna dello sport, del puro e sano divertimento. Grazie sindaco, grazie, in bocca al lupo per questa tornata elettorale che, anche se non la vedrà candidato sindaco, però sarà senz'altro impegnato a raccontare quello che è stato fatto per la comunità teatina. Ma anche a dire quello che faremo. Benissimo, grazie a voi per averci scelto da casa, l'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti.